Lunch Seminar di oggi e qui con noi Antonio Sant'Angelo, professore all'Università di Torino e signor risorcipello al Centro Nexa. Oggi Antonio ci presenterà il nuovo libro che è uscito recentemente, Semiotica e Intelligenza Artificiale, di cui è curatore insieme al professor Massimo Leone. Lascerei quindi, prima di lasciargli la parola, vorrei solo segnalarvi che questo incontro verrà registrato, non sarà in diretta streaming come siamo soliti fare, ma verrà registrato, quindi il video verrà pubblicato nei prossimi giorni sul nostro canale YouTube e anche sul nostro sito, insieme alle slide che ci fornirà Antonio. Volevo anche segnalarvi, in particolare perché sarà presente oggi qui in sala, che verso le 2 meno un quarto, così passeranno dei tecnici del Politecnico a fare delle registrazioni per un documentario, per un video che verrà poi diffuso internamente all'università. Quindi ringrazio tutti per essere qui e lascerei ora la parola ad Antonio per spiegarci e presentarci questo nuovo volume. Grazie mille Anita, grazie al Centro Nexa per avermi invitato e a tutte e a tutti coloro che sono convenuti qui oggi, soprattutto online, perché vedo che c'è molta gente collegata da remoto, cosa che va benissimo. Dunque, allora, sì, io sono venuto qui a presentarvi i contenuti di questo libro, Semiotica e Intelligenza Artificiale, che è uscito nel gennaio del 2023 per Aracne, all'interno della collana I saggi di Lexia, che è diretta dal professor Massimo Leone, che, come vedete, è anche co-curatore del libro, insieme a me, e che ringrazio per, diciamo, avermi dato la possibilità di curarlo, di pubblicarlo all'interno di questa collana, nella quale in realtà io ho già pubblicato molte cose. Questo è l'undicesimo libro fra monografie e curatele che pubblico, quasi tutti all'interno di questa collana. Dunque, questo libro è un volume. Scusate, ma manca. Ah no, ecco, prima di arrivare a dirvi che cos'è questo libro, vorrei dire due parole su che cos'è la semiotica, perché siamo qui al Politecnico. Gli amici del Centro Nexa, con cui collaboro da tanti anni, sanno di che cosa si tratta, ma magari non tutti i convenuti ne sono a conoscenza. La semiotica è una disciplina, diciamo, che studia il modo in cui noi assegniamo significato, cioè di cui facciamo esperienza, lo fa con i suoi strumenti, perché naturalmente ci sono molte discipline che studiano questo, e i suoi strumenti sono quelli che derivano soprattutto dagli insegnamenti di questi due studiosi che voi vedete in questa slide, Charles Sanders Peirce a destra, filosofo americano, e Ferdinando de Saussure a sinistra, linguista svizzero, che sono, secondo, diciamo, la vulgata comune, e secondo anche un accordo, direi, accettato fra gli studiosi contemporanei, gli iniziatori della semiotica moderna. Cosa può dare la semiotica allo studio dell'intelligenza artificiale, se è quello che ci siamo detti? Ma innanzitutto, secondo me, la semiotica può studiare come far funzionare meglio l'intelligenza artificiale, perché, visto che si occupa appunto di come noi interpretiamo la realtà, no? Di come riconosciamo il significato delle cose, può forse essere utile a chi sviluppa intelligenza artificiale per rendere l'intelligenza artificiale capace di fare queste cose, no? Quindi di interpretare la realtà in una maniera, diciamo, che si avvicini al modo in cui noi la interpretiamo, o magari anche farlo meglio di noi, insomma, partendo da come lo facciamo noi a farlo meglio di noi. E l'altra cosa che secondo me la semiotica può fare è studiare il significato che noi assegniamo all'intelligenza artificiale per il fatto che funzioni come funziona, o anche senza sapere come funzioni, ma perché ne leggiamo nei libri, la vediamo al cinema, ne leggiamo sui giornali, e quindi ci facciamo un'idea, no, di questa tecnologia e riteniamo
che abbia senso che sia nel nostro mondo, che abbia senso svilupparla in un determinato modo, o forse che avrebbe senso cambiare direzione, farla funzionare differentemente. Ecco, queste sono riflessioni su cui secondo me la semiotica può dare il proprio contributo per aiutare le persone a riflettere, ecco, potremmo dire in generale sul senso, no, dell'intelligenza artificiale nella nostra società. Vi volevo fare alcuni esempi di ricerche che io conduco personalmente, una parte delle quali sono anche, diciamo, confluite all'interno del libro che vi voglio presentare, a proposito di questi due campi, no, in cui la semiotica può interagire con gli studi sull'intelligenza artificiale. Per esempio, a proposito del farla funzionare, io mi occupo di studiare i sistemi di raccomandazione di Netflix, ma in generale, insomma, penso che le cose che faccio si potrebbero applicare al funzionamento di tutti i sistemi di raccomandazione che funzionano, attorno al meccanismo del tagging, perché cerco di fare in modo, capire come renderli intelligenti abbastanza, per esempio, ad essere in grado di riconoscere il significato di un testo narrativo, no? Nel caso di Netflix, ecco, questi algoritmi, che spesso sono, diciamo, dotati di intelligenza artificiale, dovrebbero raccomandarci, film, serie TV, documentari che ci appaiono significativi, no? Ma per prima cosa, per farlo, hanno bisogno di capire qual è il loro significato. Fra l'altro, questo genere di studi li ho condotti in buona parte con Anita Botta, qui presente, quindi sono anche confluiti all'interno del centro Nexa. Un altro tipo di studi che faccio in questa direzione è all'interno del progetto FACES, che è un progetto europeo, un progetto ERC, di cui il principale investigatore è proprio il professor Leone, che si occupa di studiare, diciamo, il modo in cui noi assegniamo un significato ai volti, no, nella nostra società. Ecco, io lavoro insieme con alcuni ingegneri del Politecnico di Torino, per sviluppare degli algoritmi che siano in grado di analizzare le immagini che noi pubblichiamo nei nostri profili social e i nostri volti, no, in queste immagini, che siano in grado di capire che senso ha che noi ci siamo autorappresentati in questo modo. Ecco, anche qui secondo me la semiotica può interagire con l'intelligenza artificiale per rendere la macchina più capace, no, diciamo, di interpretare i contenuti di un'immagine. E invece, per quanto riguarda l'altro filone di studi, secondo me interessanti, nel rapporto tra semiotica e intelligenza artificiale, quindi quelli su che senso ha svilupparla in un determinato modo, sempre qui all'interno del centro Nexa, io mi sono occupato di fairness e quindi di equità degli algoritmi. Mi sono chiesto quale idea di equità c'è dietro agli algoritmi che noi utilizziamo, sia, diciamo, nell'ambito dell'intelligenza artificiale che al suo esterno. Ecco, qui è entrata una collega del Politecnico con la quale collaboro, e veramente qua ce n'è anche un altro, anzi più di uno. Diciamo, lì la questione è chiedersi: ma se usiamo determinati criteri, no, di equità degli algoritmi, che idea di società abbiamo in mente, visto che poi questi algoritmi funzionano nella nostra vita di tutti i giorni? E quindi qual è il significato? Per cosa stanno determinati criteri di equità? Fra l'altro, ho avuto modo di parlare di queste cose anche in un libro curato da alcuni fellow del centro Nexa, che alcuni dei quali sono anche presenti qui, perché ho visto Eleonora Bassi, che ringrazio di essere venuta. Il libro è Politica dei dati, curato da lei, Massimo Durante e Ugo Pagano. E infine, l'altra questione, diciamo, di cui io solitamente mi occupo, ed è questa che è confluita nel libro di cui vi voglio parlare, è un po' più filosofica, cioè quali sono le ideologie di fondo dietro alla idea che noi abbiamo di che cosa deve essere l'intelligenza artificiale? E che idea di società vogliamo costruire, no? Se sviluppiamo l'intelligenza artificiale in generale, non solamente nell'ambito della fairness, in un modo o in un altro, se la dotiamo di un certo tipo di intelligenza oppure di un'altra. Qui dietro ci sono delle narrazioni
Cioè noi ci raccontiamo delle storie, no? Su chi siamo noi, come devono essere le macchine dotate di intelligenza artificiale di cui ci dobbiamo servire, come deve essere il mondo nel quale vogliamo vivere, e in base alle narrazioni che ci raccontiamo, poi accade che parliamo dell'intelligenza artificiale in un determinato modo, la pensiamo in un determinato modo, la sviluppiamo in un determinato modo, e alla fine facciamo sì che la gente l'accetti oppure non l'accetti, no? E quindi questi temi sono temi, secondo me, molto rilevanti di cui ci si deve occupare. E in effetti nel libro Semiotica e Intelligenza Artificiale non me ne sono occupato solamente io nell'articolo pubblicato a pagina 239, che si intitola Essere umani al tempo dell'intelligenza artificiale, narrazione e confronto, ma se ne sono occupati tanti miei colleghi. E qui appunto adesso vi voglio innanzitutto descrivere la struttura generale, no, di questo libro per farvi capire che cosa ci potete trovare dentro, per poi approfondire alcune tematiche che secondo me vale la pena portare alla vostra attenzione oggi. Poi se volete leggere tutto il libro, poi magari un'altra volta ne possiamo parlare più approfonditamente, ma oggi abbiamo solo mezz'ora di tempo. E, vabbè, innanzitutto vi voglio dire, gli autori di questo libro sono quelli che vedete qui nella parte sinistra di questa slide, quindi Antonio Sant'Angelo e Massimo Leone come curatori e Federico Bellentani, Anna Dall'Acqua, Guido Ferraro, Tullio Ferrera, Leite da Silva, Francesco Galofaro, Gianmarco Terri Giuliana, Remo Gramigna, Massimo Leone, che ha scritto anche degli articoli all'interno di questo libro, non ne ha solo curato l'edizione, io stesso, Elsa Soro, Simona Stano, Zeno Tofano, Ugo Volli e Cristina Voto. Ve li ho nominati tutti perché innanzitutto vorrei che capiste anche qual è la funzione di questo libro. Questo libro, per chi di voi conosce un po' il gruppo dei semiologi che lavorano all'Università di Torino, questo è praticamente quasi al completo il gruppo che fa capo alla cattedra di Massimo Leone, no? Professore ordinario di semiotica nel Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione. E diciamo, noi sappiamo benissimo che nel mondo della semiotica ci sono tantissimi colleghi che si occupano di intelligenza artificiale in maniera molto significativa. Ci piacerebbe molto collaborare con loro per ampliare le ricerche che abbiamo pubblicato all'interno di questo libro, ma questo libro aveva innanzitutto la funzione di raccontare che cosa viene studiato a proposito del rapporto fra semiotica e intelligenza artificiale all'interno di questo gruppo di studiosi che fa capo alla cattedra di Massimo Leone. Il libro è diviso in tre parti. La prima si intitola Semiotica e intelligenza artificiale e semiotica generale, perché la funzione di questa parte del libro è interrogarsi sulle problematiche teoriche molto generali che pone l'intelligenza artificiale alla semiotica e magari, nel caso in cui, diciamo, alcuni degli autori fossero a conoscenza, e lo sono, di come funziona poi nello specifico l'intelligenza artificiale, anche le problematiche teoriche che di solito si studiano in semiotica e che possono essere utili a chi sviluppa, no, l'intelligenza artificiale. Qui guardo Lia perché Lia Morra, perché con lei stiamo conducendo delle ricerche a tal proposito ed è sempre bellissimo, no? Quando ci vediamo, parliamo di come funzionano gli algoritmi, di come in semiotica si parla di come assegniamo, no, un significato alle cose, come glielo assegnano gli algoritmi. Ecco, quindi in questa prima parte, diciamo, gli studiosi che si sono cimentati negli articoli che vedete qui, quindi Massimo Leone, Remo Gramigna, Guido Ferraro e Ugo Volli, si sono occupati di queste problematiche teoriche molto generali. Poi c'è una parte del libro che si intitola IA e semiotiche applicate, nella quale invece gli autori che vi hanno pubblicato si sono occupati di come può essere utilizzata la semiotica in alcuni ambiti molto specifici, no, dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella nostra società. E nella fattispecie, nell'ambito dell'information retrieval, se ne sono occupati Francesco Galofaro e Zeno Tofano con questo articolo che si intitola Verso una semantica quantistica, punto interrogativo, applicazioni al discorso religioso, e quindi loro hanno utilizzato, siccome Zeno Tofano è un matematico che si occupa appunto di matematica applicata alla
alla fisica quantistica e collabora da molto tempo con Francesco Galofaro, anche allo sviluppo di alcuni algoritmi, no? Diciamo, che loro utilizzano nell'ambito dell'information retrieval. Allora lì l'articolo è tutto incentrato su come alcune, diciamo, nozioni, no, della matematica che si applica alla fisica quantistica possono essere utilizzate per rendere la macchina intelligente, capace per esempio di apprezzare alcune sfumature semantiche di testi scritti. Non mi chiedete come si possa fare questa cosa, perché è abbastanza complesso. Leggetevi il libro, poi se vi interessa potete parlare con Francesco Galofaro e Zeno Toffano. Invece c'è Tullio Ferreira, Leite da Silva, che si occupa del tema della sentiment analysis, no? E quindi di come si può usare un certo tipo di semiotica, che è la semiotica tensiva di una serie di autori, soprattutto di area francese, per rendere la macchina capace di capire come la gente parla. Per esempio, lui ha fatto un'applicazione dei suoi studi dei ristoranti e valuta i ristoranti positivamente, negativamente, in maniera neutra, e poi secondo tutta una serie di altre categorie che secondo lui, diciamo, bisognerebbe aggiungere, no, alla capacità delle macchine di valutare i giudizi delle persone, in modo tale che siano capaci di capire le sfumature, no, di questi ultimi. E secondo Tullio Ferreira, Leite da Silva, questi strumenti si possono utilizzare nell'ambito degli Using Transformer Networks, che da quello che ho capito, non lo sapevo, sono, diciamo, dei tipi di reti alimentati da certi tipi di algoritmi che servono proprio per fare questo genere di analisi. Poi abbiamo il tema dei chatbot e quindi come si può usare la semiotica per costruire dei chatbot che siano in grado di implementare delle relazioni, delle interazioni significative, no, con gli esseri umani. E poi c'è quello dei videogiochi, no? Qui appunto vedo Giacomo Conti che solleva un sopracciglio interessato. Se ne è occupato Gianmarco Thierry Giuliana, il quale è un noto studioso nel nostro ambito di videogiochi, di come noi assegniamo un significato alla nostra esperienza videoludica, e allora lui lì si interroga su quali sono le intelligenze artificiali che vengono utilizzate nell'ambito dei videogiochi, ne individua sei, di sei tipi differenti, e si chiede in che modo i loro implementatori arrivino a farci credere che sono intelligenti. E quindi fa tutta una serie di ragionamenti, ovviamente, che partono dalla definizione del concetto di intelligenza, di quello si occupa anche Volli, per esempio, nel suo articolo più teorico, quindi l'intelligenza come, diciamo, la capacità razionale di risolvere problemi in determinati contesti, no? E di fare delle cose, no? Ecco, questi algoritmi di IA che vengono usati nei videogiochi fanno delle cose all'interno del mondo dei videogiochi, le fanno in una maniera piuttosto efficace, e questa loro efficacia ce li fa apparire intelligenti, ovviamente perché stanno dentro a quel mondo lì, no? Che è un mondo limitato da una serie di regole, però ce li fanno apparire talmente intelligenti, già come vedo che annuisce, che ci sono delle persone che addirittura aprono, delle persone umane, che aprono dei gruppi di discussione dicendo sì, ma sono troppo intelligenti, cioè un essere umano non riesce a batterli, no? questi programmi, no? E quindi appunto lì ci sono tutta una serie di riflessioni anche su come la loro intelligenza poi fa riflettere i videogiocatori sull'intelligenza umana, no? E quindi sulle capacità degli esseri umani. Allora, questo è un tema che fra l'altro è molto caro anche a me, no? Perché vedete che il titolo del mio libro, passiamo alla terza parte del libro, è narrare l'IA, essere umani al tempo dell'intelligenza artificiale, no? E quindi lì il mio ragionamento è, ma visto che ci sono tantissimi libri oggi sull'intelligenza artificiale che si pongono questa domanda, no? Poi magari ve li faccio anche vedere, perché il sottotitolo è sempre essere umani al tempo dell'intelligenza artificiale, essere umani al tempo delle macchine, in difesa dell'umanità, documanità, vedete che
chi più ne ha più ne metta, no? Molti degli studiosi che riflettono sull'intelligenza artificiale oggi in realtà riflettono su di noi, riflettono su come l'intelligenza artificiale funziona da specchio, no? Rispetto a noi e rispetto alla nostra intelligenza, rispetto ai nostri valori, rispetto alla nostra umanità. Ecco, questi temi di cui si occupa Gianmarco Giuliano li studio anche io, però io li studio comparando fondamentalmente la saggistica divulgativa sull'intelligenza artificiale, quindi analizzo una serie di libri tipo, che ne so, Tegmark, Bostrom, Sadin, Casilli, Fishman e Salinger, insomma tanti studiosi che si occupano di studiare molto seriamente l'intelligenza artificiale e divulgarne la natura, no? Per farla capire alle persone, e la fiction. Io studio anche molto la fiction, e quindi il modo in cui l'intelligenza artificiale viene rappresentata nelle serie TV, nei film, eccetera, cerco di far vedere che c'è un minimo comune denominatore rispetto ai discorsi che vengono fatti nel mondo del factual e nel mondo della fiction, che dipende da alcuni modelli culturali che circolano nella nostra società, a proposito di chi siamo noi, di come devono essere delle macchine di cui noi esseri umani ci possiamo servire per rimanere umani, oppure di chi sono le persone disumane e come sono le macchine disumane, cioè quelle macchine che aiutano le persone disumane a disumanizzarci, no? In qualche modo. Il mio punto di partenza, il ragionamento da cui parto, è che la questione non deve essere tanto di tipo ontologico, cioè gli esseri umani sono di carne e sangue, le macchine sono di silicio, quindi gli esseri umani sono umani e le macchine invece non sono umane, ma il ragionamento deve essere un po' più di tipo semiotico, appunto, cioè noi facciamo dei discorsi sugli esseri umani, su che cosa vuol dire che un essere umano è umano, facciamo dei discorsi sulle macchine e ci dobbiamo chiedere appunto come sono fatti questi discorsi per poi portarci a dire che certe macchine è bene che ci siano, no? Nel nostro mondo, perché appunto, come dicevo prima, ci aiutano esseri umani e altre invece ci disumanizzano, eccetera, eccetera. Nella parte sul narrare l'IA, però, ci sono anche altri discorsi, devo dire non troppo diversi dal mio, però ovviamente focalizzati su altri oggetti di studio. Per esempio, Elsa Soro si occupa delle narrazioni, di come si racconta l'uso dell'IA nelle app di fitness, no? In cui appunto noi vogliamo essere umani in un determinato modo, usiamo l'intelligenza artificiale per aiutarci a stare in forma, e quindi lei studia come nelle app di fitness si racconta, no? L'intelligenza artificiale, l'uso dell'intelligenza artificiale sul nostro corpo, no? Perché in qualche modo poi va a influire sul modo di funzionare del nostro corpo. Lo stesso tema lo affronta Simona Stano nel suo I corpi impossibili dell'intelligenza artificiale, quindi si chiede che senso ha che usiamo l'intelligenza artificiale sul nostro corpo, ad esempio nelle protesi, e se ancora ci possiamo definire umani, no? Diciamo, quando usiamo questi strumenti sul nostro corpo, e che senso ha che proviamo a dare un corpo all'intelligenza artificiale, perché molti adesso dicono che una delle linee di confine, no? Fra le macchine e noi è che loro non hanno il corpo, e se le vogliamo rendere, diciamo, accettabili, no, all'interno della nostra società, bisogna dotarle, no, di un corpo meccanico, ovviamente, ma che cosa vuol dire, no, che le dotiamo di un corpo? E infine Cristina Voto si occupa di un tema, secondo me, anche molto importante sulle narrazioni circa l'IA, che è quello a proposito del fatto che potremmo usare l'IA per ragionare sul cambiamento climatico e magari prendere anche delle decisioni, no? Su che cosa dobbiamo fare in questo ambito. E lei ci porta a ragionare su una cosa molto risaputa, credo, anzi sicuramente, dal Politecnico, dagli informatici che creano le macchine, eccetera, e cioè che per parlare del mondo con le macchine, e quindi prendere delle decisioni sul mondo con le macchine, bisogna avere una certa idea del mondo e quindi procurarsi una serie di dati a proposito del mondo, quindi modellizzare il mondo dicendo questi dati mi interessano, questi altri non mi interessano, e poi sulla base di questi dati si fanno dei calcoli e si decide
Il problema è che ci sono molte polemiche, non nell'ambito, diciamo, dell'uso dell'intelligenza artificiale per ragionare sul cambiamento climatico, perché chi si oppone al suo utilizzo, perché questa è una cosa molto interessante di cui parla anche Ferraro nel libro, e chi si oppone al suo utilizzo e dice, cavolo, stiamo attenti perché la macchina è insidiosa, perché ci può dire delle cose oggettive che non possiamo criticare dicendo, ah, guarda, le ha pensate uno di un think tank pagato da politici, cacchio, ci dice delle cose oggettive e dobbiamo prenderle in considerazione, no? E quindi è molto insidioso usare la macchina in questo ambito perché potrebbe andare contro degli interessi costituiti. E allora chi critica l'utilizzo della macchina da questo punto di vista dice sì, però non ci dimentichiamo che le macchine sono fatte da persone che hanno dei punti di vista soggettivi sul mondo, lo modellizzano, si procurano certi dati che forse non sono i dati giusti per capire cosa sta succedendo nell'ambito del climate change, non ci fidiamo dell'intelligenza artificiale. Ora, che l'intelligenza artificiale sia qualcosa che è fatto dalle persone, credo che sia dato per assodato qui al Politecnico, visto che ci sono persone che la fanno, però queste persone forse pensano che la modellizzazione del mondo da cui parte l'intelligenza artificiale che loro sviluppino sia quella più efficace per dire delle cose, no? Sul mondo stesso. E quindi una volta che poi l'hanno messa, diciamo, dentro la macchina, e poi usano la macchina per analizzare i dati e prendere delle decisioni. Queste sono le classiche riflessioni, no? Che poi ci riportano al tema della responsabilità, no? Di chi crea le macchine dotate di intelligenza artificiale. No, per esempio Sadeh dice, cavolo, stiamo creando delle macchine a cui stiamo sempre di più devolvendo la funzione aleteica, no? Cioè di dirci la verità, di dirci come va il mondo, no? Ce lo facciamo dire dalle macchine e un tempo lo dicevamo noi, no? Stavamo noi, no? A guardare come andava il mondo, ci prendevamo la responsabilità delle misurazioni che facevamo sul mondo, delle cose che dicevamo del mondo e poi agivamo di conseguenza. Adesso ce lo facciamo dire dalle macchine e poi se le macchine ci dicono, guarda, è oggettivo che le cose stanno funzionando così, noi agiamo di conseguenza quasi deresponsabilizzandoci, no? Dice Sadeh. E invece no, siamo responsabilissimi, no? Perché Elia Morra è molto responsabile di come le sue macchine dotate di intelligenza artificiale funzionano, Antonio Vetrò è responsabile delle sue, e qui al Centro Nexa tutti lo sappiamo, no? Che siamo responsabili delle macchine che creiamo. E allora, vi voglio, ecco, mi ero preparato tutta una serie di discorsi, invece è andata a finire che siccome ho solo mezz'ora, e poi dopo ci dobbiamo confrontare, non avrò il tempo di dirvi tutto quello che vi volevo dire. Allora, io volevo ragionare con voi su due cose, appunto, sulla questione dell'intelligenza della macchina e sulla questione delle narrazioni, no, che noi facciamo a proposito delle nostre macchine intelligenti. Partiamo dalla prima, poi vediamo se abbiamo tempo di parlare della seconda. Le macchine sono intelligenti, noi sappiamo che oramai la Nouvelle Vague dei filosofi seri dice di no, no? Se leggiamo Etica dell'intelligenza artificiale di Floridi, Floridi ci dice che le macchine sono intelligenti. Quello delle macchine è un agere sine intelligere, no? Dice Floridi, per una serie di ragioni, secondo me, che si potrebbero ampiamente discutere e controargomentare. Ma comunque questo è, diciamo, il trend, no? Eppure io vi devo dire che secondo me, e secondo, diciamo, l'impostazione di molti semiologi, la macchina è veramente intelligente perché sa fare un paio di cose che sono proprio la base dei corsi di semiotica, no? Che noi teniamo per spiegare ai nostri studenti come sviluppiamo la nostra intelligenza semiotica, no? Che è un'intelligenza interpretativa, cioè la nostra capacità di dire qual è il significato delle cose. Noi facciamo due cose per dire qual è il significato del mondo, no? Che dobbiamo interpretare. Innanzitutto lo classifichiamo. Cioè, quindi, quando abbiamo una cosa davanti, per dire che abbiamo capito che cos'è, la classifichiamo, no? Ci passa davanti un gatto, diciamo, ah, è un gatto. Sono qui a Nexa, dico, ah, sono in un centro di ricerca universitario, uno dei tanti, no? Quindi, per prima cosa,
Noi, per poter dire che siamo abbastanza intelligenti da saper interpretare le cose correttamente, le dobbiamo classificare. E l'intelligenza artificiale, come mi insegna Lia, fa queste cose. Lia me lo insegna perché mi fa proprio vedere come fa, no? È vero che lo fa in maniera diversa, no? Rispetto agli esseri umani, forse, e poi Lia annuisce, ma poi io ho seguito i suoi corsi, almeno parte dei suoi corsi, e so che comunque anche lei, no, ha la tentazione di avvicinare, no, il modo di ragionare della macchina a quello degli esseri umani. E l'altra cosa che noi facciamo da esseri umani, no, per poter dire che siamo intelligenti, noi colleghiamo, no, le cose fra di loro, no? Diciamo che c'è un legame di causa-effetto, ci inventiamo delle storie, no? Delle narrazioni per collegare le cose, no? Colleghiamo un prima e un dopo secondo delle logiche narrative, diciamo, se succede questo, allora poi possono succedere tutte queste cose. Quindi il significato di questo fatto che succede dipende dalle concatenazioni, dai collegamenti che noi facciamo. Ora, vi devo dire, questa roba qua, no? Perché vi metto 2001 Odissea nello spazio, alcuni fotogrammi del film 2001 Odissea nello spazio? È un film dove c'è l'intelligenza artificiale, e è un film che si interroga su che cos'è l'essere umano, no? Cioè, e ci fa vedere fin dall'inizio che l'uomo nasce nel momento in cui impara a classificare correttamente le cose, perché lui vede le ossa per terra, no? E per i primi 10 minuti del film lo vediamo che se le prende continuamente da tutti, no? Gli animali lo ammazzano, gli uomini più cattivi, cioè gli scimmioni più forti, più cattivi lo ammazzano. Lui, poverino, è in difficoltà. Poi a un certo punto guarda la luna, questo scimmione, che mentre gioca capisce che l'osso, che lui ha sempre classificato come parte di una carcassa di un animale, come immondizia, no? E l'immondizia che c'è lì, fra l'altro è inutile perché non può mangiare, in realtà se lo batte contro un altro osso, lo spacca. E allora lì lui capisce che l'osso non è immondizia, è un'arma. Lo usa, la prima cosa che fa, collega. Infatti, se voi rivedete quella scena del film, è bellissima, perché appena lui spacca un altro osso con quell'osso, c'è uno stacco e c'è quel fotogramma che voi vedete di un animale che cade, perché lui collega subito, dice, ma allora adesso glielo do in testa un animale, mangio, sto benissimo, questo è il collegamento che lui fa. Poi ci pensa bene e dice, ma allora glielo do anche in testa a quegli scimmioni prepotenti che mi tolgono l'acqua, glielo dà in testa. Quando ha capito che ha classificato bene, perché ha finalmente capito il significato dell'osso, lo tira in aria, quest'osso rotea, rotea, rotea e si trasforma nell'astronave che voi vedete lì, perché tutti gli storici del cinema dicono che quella lì è la metafora della nascita dell'uomo, no? L'uomo nasce nel momento in cui scopre la tecnica, fondamentalmente, perché impara a classificare le cose nel mondo, diciamo, per come gli conviene, e da lì nasce tutta la tecnica. Ovviamente nascono le guerre, nasce AL 9000, nasce anche l'intelligenza artificiale, che è intelligentissima, no? Sa fare queste cose qui che noi umani sappiamo fare, però lo fa in una maniera che Antonio Vetroni ha insegnato a criticare, perché voi dovete sapere che abbiamo scritto un articolo insieme, From Rational Agents to Social Responsible Agents, e lui mi ha detto, ma vatti a studiare la definizione che danno Russell e Norwich di intelligenza artificiale, dell'intelligenza delle macchine dotate di intelligenza artificiale, e io ci sono andato e ho visto che loro dicono così: una macchina è considerata intelligente se persegue il concetto ideale di intelligenza, che noi chiamiamo razionalità. Un sistema è razionale se, date le sue conoscenze, fa la cosa giusta. Russell e Norwich, 2010, pagina 4. E ancora, per ogni possibile sequenza di percezioni, un agente razionale dovrebbe scegliere un'azione che massimizzi il valore atteso della sua misura di prestazione, date le informazioni fornite dalla sequenza percettiva e da ogni ulteriore conoscenza dell'agente. Russell e Norwich, 2010, pagina 46. Qua vi dico cosa ne penso io, no, di questa definizione, ma già l'avevo detto nell'articolo con Antonio, l'avevamo detto insieme. È evidente che questa forma di razionalità è economicistica, è volta a perseguire risultati pratici e utilitaristici, ma non è l'unica di cui è dotato un essere umano, come sottolineano giustamente alcuni filosofi della mente che si occupano di intelligenza artificiale, per esempio Antonio Lieto, e come è risaputo in semiotica, dove un modello delle logiche di interpretazione del reale, di azione al suo interno, come quello di Flosch, mostra chiaramente che si può essere, oltre che, diciamo,
freddamente razionali, anche utopici o ludici, massimizzando misure di prestazione che sono diverse, no? Io uso la parola misure di prestazione, diciamo, fra virgolette, nel senso che per noi sono intelligenti anche le persone che non massimizzano niente, che cazzeggiano, no? Giocare e cazzeggiare, no? Magari al massimo loro massimizzano l'utile nel gioco, però sanno che è una massimizzazione dell'utile finalizzata al nulla, no? Per noi sono molto intelligenti gli artisti, no? Il bello è il non utile, no? Per, almeno in alcune delle sue definizioni per antonomasia. Per noi sono intelligenti addirittura delle persone che quando capiscono che gli converrebbe stare zitte, parlano, perché dicono no, non è giusto quello che tu stai facendo. E magari vengono crocifisse, vengono... no, guardo Antonio perché so che lui, no, che lui non lo crocifica mai, però so che per lui è molto importante, diciamo, questa edizione. No, però ci sono persone che ci paiono intelligenti anche se non usano questa forma di razionalità che viene utilizzata nell'ambito dell'intelligenza artificiale, ma ne usano delle altre volte a massimizzare altre cose, no? Il povero crocifisso voleva massimizzare dei valori che appunto Flush definisce utopici. Allora, che macchine stiamo creando noi, dotandole dell'intelligenza di cui le dotano quegli ingegneri che definiscono così l'intelligenza, no? Dai ragazzi, la deduzione è facile, no? Stiamo creando delle macchine che, dotate di un'intelligenza economicistica, aiutino, diciamo, i loro finanziatori a prendere le loro decisioni di stampo economicistico, no? Diciamo, stampo razionale, pratico, utilitaristico, eccetera, eccetera. Questa è una visione molto legata anche alla teoria della cibernetica, insomma, ne potremmo discutere molto e nel libro se ne parla tantissimo, però come mai non sviluppiamo delle macchine che sono intelligenti anche nel fare quello che faceva Gesù Cristo, nel fare quello che fanno, diciamo, persone che portano avanti valori differenti, no? Da questi qua. Stiamo incominciando un po' a sviluppare delle macchine che fanno arte, che giocano, perché, diciamo, questo ha un valore, diciamo, nella nostra società c'è un valore, secondo me, anche economico. Ma, e qui chiudo, no? Ecco, adesso chiudo con un film, ma ve lo voglio, diciamo, contestualizzare anche nell'ambito della saggistica, perché questo è il modo di ragionare che voi troverete anche in questo libro. E vabbè, ragazzi, io, ecco, lo posso dire, è una nota autobiografica, quando ho chiesto il mutuo a una banca, la banca mi ha detto, guarda, ma non lo devi chiedere a noi, vai sul sito, riempi il form con i dati e ci sarà una macchina, no, che deciderà se ti diamo il mutuo oppure no. Allora io vado sul sito, metto i dati, e ovviamente denied, perché ero precario quando ho chiesto il mutuo e i miei genitori non potevano garantire perché erano troppo vecchi. Però non mi sono arreso, ho girato un po' di banche e finalmente sono riuscito a parlare con una persona, un essere umano, al quale ho detto, guarda, senti, io ho appena finito di pagare un mutuo di 10 anni con rata doppia rispetto a quella che ti sto chiedendo. In più sono RTDB, quindi ci dovrebbe essere la tenure track, fra un po' divento associato a tempo indeterminato, se ti fidi mi dai sto mutuo. E questo mi ha guardato, ha detto sì, mi fido, perché ha valutato che quei parametri che le macchine utilizzano, diciamo, per decidere se dare un mutuo o no, che sono molto razionali e molto utilitaristici, perché sono pensati per massimizzare l'utile della banca e minimizzare le perdite, non tengono conto di alcuni parametri, come per esempio la mia voglia di far crescere mia figlia in una bella casa in campagna, la mia voglia di far felice mia moglie, i miei valori utopici, no? Il mio orgoglio nel poter ripagare un mutuo, no? Che sono tutta una serie di cose che magari non finiscono dentro ai parametri di queste macchine, perché chi lo sa, forse non aiutano l'azienda a essere certa di massimizzare l'utile quando ti dà il mutuo, però c'entrano molto, no? Col fatto che poi alla fine tu ripagherai il mutuo oppure no. E allora vi chiudo con, quindi, queste cose qui, no?
modo di modellizzare l'intelligenza umana e di prevederla all'interno delle macchine. Sarebbe molto interessante, no, da inserire dentro alle macchine. Bisogna chiederci se ci conviene farlo, se lo vogliamo fare oppure no. Ma vi voglio dire come finisce il film After Earth di Night Shyamalan, che secondo me è molto interessante da questo punto di vista. Finisce. Lo so, ve lo devo dire come finisce. Questo film è molto... No, allora non vi dico come finisce, ma vi dico il problema che ha con l'intelligenza artificiale. Padre e figlio finiscono, precipitano nel pianeta Terra, oramai diventato quasi invivibile, perché stanno portando una bestia ferocissima che ammazza tutti gli uomini che dimostrano di avere paura. Di avere paura. Quindi, siccome lei già fa paura, insomma, quando tu ti avvicini a lei, lei capisce che hai paura. Questa è una bestia cieca, ma vede solo quelli che hanno paura. E quindi ti vede, ti prende, ti ammazza e non c'è niente da fare. L'unico che non ha paura, non si sa perché, è Will Smith, il protagonista di questo film, che però quando l'astronave precipita col figlio, muoiono tutti, quelli dell'equipaggio che sta portando questa bestia. Sopravvivono solo lui e suo figlio, solo che lui si è rotto tutte e due le gambe e non può partire, uscire dall'astronave e andare a cercare aiuto nel pianeta Terra. Purtroppo si è liberata la bestia nell'atterraggio di fortuna su questo, e allora lui deve dire a suo figlio: senti, vai a cercare tu aiuto, però sei attento che se arriva la bestia e tu ti spaventi, ti ammazza, io non ti posso aiutare. Il figlio dice: papà, non ti preoccupare. E il padre dice: comunque non ti preoccupare, c'è l'intelligenza artificiale che ti segue passo passo. E funziona così il film. Lui chiuso nell'astronave perché non si può muovere, perché è debole rispetto al mondo nel quale si è trovato, si fa guidare dall'intelligenza artificiale che calcola, fa tutti i calcoli, dice: per arrivare in quel punto ti ci vogliono tot ore, hai tot ossigeno, hai tot acqua, hai tot energie, eccetera, eccetera. Insomma, ve la faccio breve, sto ragazzo incontra la bestia, scappa, consuma troppo ossigeno, alla fine la macchina dice: torna indietro perché se no muori. E il padre si fida della macchina perché la macchina ha fatto tutti i calcoli e se dice che non ce la può fare, non ce la può fare. Il ragazzo però, purtroppo, aveva visto morire sua sorella ammazzata da una di queste bestie molto tempo addietro, perché lui non aveva agito, aveva avuto paura, si era nascosto. Allora dice: questa volta devo aiutare mio padre, piuttosto muoio, ma lo aiuto. Quindi fa un ragionamento non utilitaristico e va contro quello che gli dice l'intelligenza artificiale. Sicuro che morirà, perché l'intelligenza artificiale non sbaglia mai i suoi calcoli, ma a un certo punto arriva un uccello rapace, cattivissimo, che però lui aveva aiutato a difendere i suoi piccoli dalla bestia e che decide di portarlo nel posto dove deve chiedere aiuto e dove non sarebbe mai arrivato con i suoi mezzi perché avrebbe consumato l'ossigeno, morendo, muore questa bestia. Perché per ringraziarlo del fatto che lui ha salvato i suoi piccoli, o ha aiutato a salvare i suoi piccoli, lo porta lì. Questo manda il messaggio d'aiuto, li vanno a salvare e si salvano. Allora, apologo, è un apologo questo. L'intelligenza artificiale non aveva saputo calcolare che quell'uccello sarebbe andato a salvare il ragazzo e che avrebbe ragionato secondo criteri non utilitaristici, così come aveva ragionato il ragazzo secondo criteri non utilitaristici. Però è molto umano, no, quello che ha fatto l'uccello, così come è molto umano quello che ha fatto il ragazzo, no? Vedi che sta ammazzando i piccoli dell'uccello e tu lo aiuti, no? Anche se anche tu hai da fare, no? E devi aiutare tuo padre, eccetera, eccetera. Ma avete capito dove voglio arrivare? Se la macchina avesse avuto i parametri non utilitaristici calcolati sopra di essa, forse avrebbe detto al ragazzo: vai dall'uccello, chiedigli se ti aiuta perché tu l'hai aiutato, magari lui ti aiuta. Invece no, lui ha dovuto rischiare di morire, ha perso un sacco di tempo, eccetera, perché la macchina aveva un modello sbagliato, no? Diciamo degli esseri viventi e degli esseri umani. Perché poi vi potrei parlare di che cosa vuol dire essere umani al tempo dell'intelligenza artificiale, di tutte le narrazioni, ma quello magari una volta facciamo un altro seminario annesso, se no finisce che non ci confrontiamo fra di noi. Comunque, fra l'altro, le cose che vi ho detto qui sono le conclusioni del libro, quindi, come dire, non vi ho
raccontato proprio tutto quello che c'è dentro, però il libro dice proviamo a renderla intelligente secondo delle definizioni della nozione di intelligenza che abbiano senso per la nostra società, per la nostra cultura, eccetera, eccetera, roba molto nexiana, e quindi immagino che ne possiamo discutere. Grazie Antonio, e se qualcuno vuole intervenire anche per iscritto dentro la chat pubblica, ovviamente. Sì, oppure anche parlando. Anche parlando, se... parlare. Abbiamo... scusate un secondo, vorrei solo, perché vedo che c'è Massimo Leone collegato e lo ringrazio perché so che lui è in un aeroporto in questo momento. Allora vorrei solo dire, Massimo, se ci senti e non ti sei ancora addormentato sentendomi ripetere cose che conosci molto bene. Sì, perché collare, Antonio. No, volevo solo darti la parola perché insomma sei contro. Ma ti ringrazio moltissimo per questa bellissima presentazione che ho seguito dall'inizio alla fine, presidenziale tra l'altro, perché avevi la foto di Mattarella dietro di te, il bandiere all'angolo. Quindi ecco, veramente ti ringrazio, l'esposizione è stata brillante, l'ho anche condivisa. Quindi grazie anche a questo pubblico e all'attenzione di Nexa e del Politecnico. Adesso mi fanno veramente spegnere il telefonino, sì, sentire i motori che si avviano. Vi saluto, vi ringrazio moltissimo. Alla prossima. Ciao. Prego, allora adesso Antonio Petro, se ci vuole dire cosa pensa. Un commento prendendo spunto da una serie di interventi che sono stati questi giorni sulla main business Nexa, che è Fire per ChatGPT. Mi è fatto venire in mente due interventi, uno di Pippo Barbera e l'altro di Alberto Camozzo, che vedo anche collegato, sui limiti almeno attuali, ecco, del questo modo di costruire macchine predittive. Non voglio usare il termine intelligenza perché è un po'. Come termine. Il primo, se non sbaglio, Pippo Barbera fa notare come quello che ci distingue è la capacità di costruire insieme visioni di futuro. Quindi, quando tu parlavi della tua visione di futuro, in quel caso era individuale o comunque molto ristretta, però il farlo collettivamente, costruire collettivamente come società, come gruppo sociale, una volontà di futuro, una visione del futuro collettiva, questo è qualcosa di squisitamente umano, che almeno con le tecnologie esistenti è difficile, impossibile da replicare. E l'altro commento, sono un paio di Camozzo, che prendendo dalla semiotica, in cui faceva riflettere sul fatto che l'essere umano è un'esperienza di detto referente, cioè che cos'è in semiotica, se non sbaglio, referente è a cosa si riferisce un termine, no? E quindi il gatto piuttosto che l'unicorno, che non esiste, però c'è una costruzione collettiva dell'unicorno. Ecco, la macchina ha una precisione ovviamente che sovrasta l'umano sul calcolo della probabilità di concorrenza di alcuni termini, però non ha esperienza del referente, quindi non potrà mai avere, o almeno stando almeno agli attuali progressi tecnologici, l'esperienza di quel mondo che è il mondo dei referenti. Volevo sapere cosa ne pensavi a riguardo di queste due. Purtroppo sulla seconda hai toccato un tasto dolentissimo per me, della semiotica, del rapporto fra la semiotica e la filosofia analitica. Forse ci porterebbe un po' lontano. Ti dico solo che naturalmente è vero quello che ti ha detto Camozzo. Non l'ha detto me. No, naturalmente è vero quello che ti ha detto lui, però diciamo che le teorie semantiche di natura referenzialista, come quelle di cui ti parla lui, sono una piccolissima parte, diciamo, delle teorie semantiche che sono state pensate, no? E che si utilizzano anche per studiare il nostro modo, no? Di interpretare la realtà. E banalmente io dico sempre, ma nella prima lezione di semiotica ai miei studenti, ragazzi, se io vi dico che ho un cane,
Io sono sicuro al 100% che ci capiamo, voi capite che cosa vi sto dicendo, ma sono anche sicuro al 100% che né io né voi stiamo pensando alla stessa cosa, perché io lo so come è fatto il mio cane, voi non l'avete mai visto. E quindi, come dire, qual è il significato della parola cane? Il mio cane, cioè il cane a cui io mi sto riferendo, che sta nel mondo, o qualcos'altro? Tu a cosa stai pensando ora che ti sto dicendo che è un cane? Tu forse non hai mai visto il mio cane. Ecco appunto, cosa stai pensando? Fumetto con le tue. Appunto, va bene. Quindi allora diciamo che il significato delle cose, scusami, il significato diciamo, dei segni che noi utilizziamo per riferirci alle cose è solo in minimissima parte legato a come sono fatte le cose materialmente, alla nostra esperienza delle cose. Tant'è che appunto possiamo immaginarci cose che, di cui non abbiamo mai fatto esperienza a parlarne, questo già devolve a favore di altre teorie semantiche. E anche quando parliamo delle cose di cui abbiamo fatto esperienza, solitamente il significato che noi gli diamo non c'entra niente con come sono fatte queste cose, c'entra con altre questioni, però non abbiamo tempo di discutere di questo, anche se c'è Alvise qui che di sicuro potrebbe aiutarmi ad andare oltre nella questione. E invece l'altra questione di ChatGPT è la costruzione collettiva. Costruzione collettiva, cioè, questo invece io ci credo tantissimo. Cioè, questo è squisitamente umano, sei d'accordo? Cioè... Ma no, anche quello non è squisitamente umano, perché le macchine si possono mettere d'accordo, parlarsi fra di loro, dirsi che una certa visione delle cose è più giusta di un'altra e poi alla fine usare quella. Quindi no, cioè il significato il significato che noi diamo alle cose, se noi non vogliamo sentirci pazzi, essere gli unici che vedono le cose in questo modo, di solito i pazzi sono così, deve essere condiviso. Ma questo vale sia per gli esseri umani, che quindi se io dico che questo è un computer, sono tutti d'accordo sul fatto che è un computer, e anche per le macchine, immagino, no? Che anche loro, per funzionare bene, devono convenire tutte quante sul fatto che questo è un computer, se no... ecco. Gli esseri umani hanno una capacità, effettivamente, che secondo me le macchine ancora non hanno, e di questo ne parla molto Ferraro nel nostro libro, cioè che se vogliono dicono, ah vabbè, siamo tutti d'accordo che questo è un computer, però potremmo dire anche che è un assemblaggio di transistor che inquinano molto, no? Quindi potrebbero uscire dalla definizione che tutti quanti condividiamo a proposito di che cos'è questa cosa e provare ad affermarne un'altra, cosa che si può fare sia per ragioni utilitaristiche, cioè io non voglio inquinare e quindi mi invento un'altra definizione di queste cose e poi chiedo alle persone, convieni con me che questa cosa è un ammasso di ferraglia che inquina? Magari ci mettiamo d'accordo e invece di chiamarlo computer lo chiamiamo inquinuter, no? Una cosa che inquina. Oppure si può fare anche per gioco. Quante volte noi lo facciamo per gioco, no? Questa cosa qua? Secondo me il gioco è una cosa molto importante, no? Perché è nel gioco, no? Che spesso innoviamo, cambiamo la nostra visione delle cose, eccetera. Noi possiamo giocare e dire, ma che cos'è questa roba qua? È un computer, è un inquinuter, è un maglio da dare in testa a qualcuno per fargli male, è un piano che posso usare per scrivere, può essere un sacco di cose, no? Questa roba qua. Posso giocare quando siamo piccoli, ci piace farlo, abbiamo tanto tempo, inutilmente facciamo queste cose e ci inventiamo delle definizioni delle cose che poi magari scopriamo che sono utili, come la scimmia di 2001 di Odissea nello spazio, la quale lo faceva per gioco, non aveva niente da fare, e poi ha scoperto la tecnologia e si è inventata l'intelligenza artificiale, è entrata in un buco nero e poi è diventata l'uomo nuovo, no? Quella grande metafora, no, del nostro rapporto con la tecnologia. Nel mio articolo sulle narrazioni mi occupo anche di questa narrazione, no? Cioè del fatto che la tecnologia fatta in un determinato modo che ci porta a vedere delle cose che per noi è importante vedere, a volte addirittura delle cose che noi non sappiamo vedere, possiamo evolverci e diventare
un'altra cosa, transumana o postumana, dipende, perché trans magari rimaniamo umani, ma superiamo i limiti dell'essere umano, post diventiamo proprio un'altra cosa, magari inventiamo delle macchine che hanno tutto il meglio di noi, ma in generale sono meglio di noi, e a quel punto possiamo estinguerci, cosa che farebbe benissimo al mondo, come dicono anche gli Avengers nella figura di Thanos, no? Che ammazza tante persone perché così almeno l'universo rifiorisce, ovviamente è una cosa che dal punto di vista dell'etica deontologica non ci piace, ma... Prego Cristina, vai! Forse che non faccio statista. Cristina? Qualcuno va a tirare il micro. Forse non riesce ad attivarlo? Cammozzo? Come si chiama Cammozzo di nome? Che lo vedo sempre che scrive nella lista. Alberto. Salve, sì, salve. No. Di conoscerti di persona perché ti leggo sempre nella lista annessa. Grazie, grazie mille per l'attenzione, grazie per l'interessante intervento. Senz'altro condivido il fatto che c'è molto di più nel segno di quanto ci sia nel possibile referente, in particolare il discorso del cane. Sì, sono d'accordo. Il cane, io non ho idea di come sia fatto in dettaglio cane di Antonio. In compenso, se io parlo con qualsiasi chatbot e gli dico e gli scrivo il mio unicorno, io credo che lui non abbia la più pallida idea di come possa distinguere il nome con un cane. Questo è tutto, insomma, che devo fare sulla questione di questo tempo. Nella discussione che c'è comunque bisogno di una incorporazione di qualche genere perché si possa parlare di una qualche forma di intelligenza. Nel momento in cui la cosa è astratta e rimane nell'ambito lessicale, difficilmente è credibile. Ecco, questo voleva essere il senso di un intervento. No, Alberto, perché cioè, se intelligere vuol dire semplicemente interagire col mondo con i propri sensi, io ti dico che ne so, banalmente, io quando bevo il vino, purtroppo, siccome sono ignorante, non sento il retrogusto fruttato, il retrogusto della pianta, tal dei tali, e altri sì. E quindi com'è che io, che ho i miei sensi, interagisco con i miei sensi col vino, non sono intelligente? È perché non conosco, diciamo, i concetti che devo concepire dentro la mia mente per incontrare la realtà in un determinato modo. E quindi la cosa che veramente conta non è l'incontro con la realtà, cioè se io lecco una cosa non è che sono intelligente, se la lecco e incomincio leccandola a saper discernere tutte le sue componenti, sono intelligente, ma questa intelligenza mi è data dalla mia cultura. Eppure una macchina ce la può avere questa intelligenza, è statistica, è sintattica, come dicono quelli bravi. E vabbè, però guardate ragazzi, la sintassi ha un ruolo fondamentale nel determinare il significato delle cose, come ben sappiamo, visto che usiamo la lingua. E addirittura ci sono degli ambiti di studio della semiotica che potete approfondire meglio, però fuori da quel libro, Semiotica e Intelligenza Artificiale, per cui la grammatica di determinati nostri discorsi è tout court il loro significato, però questo ve lo dovrei dimostrare con esempi, ci sono mille libri che ve lo possono dimostrare, uno di questi per esempio è Il linguaggio del mito di Ferraro, che riprende le teorie di Levi-Strauss, proprio su come il nostro modo di parlare del mondo riflette il mondo, la nostra visione del mondo, e lo riflette per ragioni di grammatica e non per ragioni di semantica, men che meno di semantica referenzialista come quella di cui stiamo parlando, insomma, perché
come dicono i fenomenologi, la realtà è un troppo pieno che noi dobbiamo semplificare con i nostri modelli semiotici, che possono tranquillamente essere posseduti, secondo me, anche dalle macchine. Però appunto di questo ne possiamo parlare poi anche in seminari di semiotica dura e pura. Mancano 2 minuti, quindi scrivo solo una parola: incertezza. Come pensare il binomio incertezza IA? E questo è un tema, appunto, cioè, secondo me molto interessante. Volli, per esempio, nel suo articolo, nel nostro libro, dà varie definizioni del concetto di intelligenza e sottolinea come, diciamo, il mito dell'intelligenza matematica in grado di riflettere una teoria del tutto sia un mito, no? E però noi pensiamo che l'intelligenza artificiale sviluppata in un determinato modo, grazie alla sua capacità di modellizzare il mondo matematicamente, e un giorno saprà dirci che se succede questo noi ci dobbiamo preparare a tutta una serie di cose, eccetera eccetera. Lui dice: vabbè, ma l'intelligenza artificiale fatta dagli esseri umani che modellizzano il mondo semplificandolo, cioè come fanno loro. Noi semplifichiamo il mondo, la nostra intelligenza del mondo è una diminuzione del troppo pieno del mondo che ci serve per dire delle cose sul mondo, non ci permette di dire tutte le cose sul mondo, e questo la rende incerta. Rende incerta la nostra intelligenza come l'intelligenza artificiale. Sapere questa cosa qui è una cosa molto importante. Ultimamente a Nexa mi è capitato, sia a Nexa che a Teseus, fra l'altro, di assistere a dei seminari sul problema della verificabilità delle cose che ci dice l'intelligenza artificiale, quando ci dice che il mondo funziona in un determinato modo. E vabbè, lo sanno, no, quelli che sviluppano l'intelligenza artificiale, che c'è questo problema, no, di un'intelligenza abbastanza simile a quella degli esseri umani da non poterci dire tutto della realtà, di dirci le cose che vede della realtà e addirittura renderci difficile di verificare se quello che ci ha detto è effettivamente, almeno noi umani questo lo sappiamo fare con delle metodologie che lasciano comunque molti ancora punti oscuri che andrebbero chiariti. E va bene, no? Noi umani accettiamo i nostri limiti, dobbiamo accettare anche quelli delle macchine, però comunque usarle, perché secondo me usarle è una cosa fondamentale, soprattutto quando ci aiutano a dire, in maniera, facendo dei calcoli in maniera oggettiva, come va il mondo secondo la nostra visione, no? del mondo, quando ci aiutano ad approfondire, no? la nostra visione del mondo. Sì? Chiudiamo qui questo. Ah no, lo faccio chiudere Dani. Grazie a tutti voi per essere stati qui. Il prossimo appuntamento è il 12 aprile al mercoledì di Nexa con Enrico Nardelli. Grazie molto a tutti. Grazie a tutti. Vai Selina con le riprese, dobbiamo rimanere tutti seduti e fingere di parlare.